da Randell, frate. DJ Pio Production. E con me, fammo un caffè, rapè. ISC, femminile. Saggio del mio melodico che va forte. Io penso che in America sia lo stesso, sia la stessa cosa. In America va forte il rapper, come qua va forte il mio melodico, se ci pensi. Cioè, automaticamente il rapper lì magari parla anche di storie di strada, certo. come il mio melodico te ne parla qui. Quindi però il rap qui non è tanto valutato, perché comunque non c'è tanto mercato, capisci? A meno che tu non debba venderti, diciamo, alle case, più di tanto non è che puoi fare. Che lo sappiamo, rap è la musica di protesta e sociale, quindi comunque ti può parlare dei problemi, come magari ti può prendere bene parlando di quello che fai, parlando dei problemi a sfondo ironico. Comunque ognuno ha i suoi, diciamo, i suoi metodi. Però ti ho detto, merita di essere spinta, perché a Napoli ci sono tante risorse. Bravo. Nel senso che sono anche nascoste magari, però penso che sono nascoste, però alcuni si chiudono nella loro ghettizzazione, capisci? Questa è una cosa negativa, perché poi resti tra le pareti di casa tua, è brutto. Ah, infatti io questo ti volevo chiedere, cioè, visto che ci sono tante produzioni, no? Napoli, quali sono gli svantaggi di stare, no, a Napoli, che comunque è molto grande, e quali poi sono i vantaggi? Perché immagino ci saranno pure dei vantaggi. Ma guarda, gli svantaggi secondo me sono che quando cresce una città come questa, che secondo me è diversa, no? Sì. dalle altre dell'Italia, magari soltanto nella scena rap, credo, si tende a essere, come ti dicevo prima, ghettizzati, cioè a chiudersi, a rimanere in quella palla che è l'underground, senza capire che comunque la musica non deve essere etichettata. Ci si fa la musica e basta, nel senso, senza dire io faccio underground, faccio questo, io faccio musica, cerco di fare musica, poi per il resto viene da sì. Però ti ho detto, tutto quello che cresce qua, che sono buonissime produzioni, non riescono a uscire fuori, e qui ci sono ragazzi veramente talentuosi, che penso che al nord non abbiamo nulla da invidiare, penso proprio nulla, anzi qui al sud siamo, ma non perché voglio fare divisioni, però veramente abbiamo una scena bella, soltanto che poco compatta. Ultimamente c'è stato un evento, è venuto un DJ della storia americano, si chiama DJ Premier, è venuto al Divino a Napoli, e guarda che c'è stato un bellissimo calore della scena, eravamo tipo 5.000-6.000 di noi, è stato bellissimo, un'emozione grandissima. Ho visto il flyer che avete fatto. Sì. Poi ultimamente siamo stati al Confucio, no? Guarda, abbiamo avuto un locale che si trova a Santa Maria la Nova, a Napoli, al centro storico, abbiamo avuto un discreto riscontro, ti ho detto, però comunque è una cosa che tende a essere chiusa. Noi abbiamo creato questo collettivo per la semplice cosa di tenerci uniti, perché comunque ognuno ha il proprio gruppo di pubblico. Cioè, allora collettivo che si chiama UFO. Sì, UFO. Che sta per? Uaiuno Fortovera. Ah, ecco. praticamente questa cosa abbiamo deciso, guarda, visto che comunque ognuno ha il proprio pubblico, perché non unificarci e cercare di creare qualcosa di solido? Comunque ognuno mantiene i suoi progetti, perché comunque anche io ora sto facendo un progetto commerciale un poco più così, sto con dei ballerini, dei breaker, quest'estate siamo stati in tour, stiamo lavorando, comunque siamo sotto producer, però sto facendo anche un progetto con quelle che sono le mie vecchie radici, capito? Perché comunque... Cioè, quindi questo progetto tuo personale dei ballerini, cioè, non fa parte del, diciamo, del mondo del rap, oppure fa parte lo stesso? Sì, fa parte, praticamente, ti spiego subito, sarebbe praticamente un'idea nata da me e i ragazzi, il manager, perché con questa persona ci notò che noi stavamo facendo uno spettacolo, ci disse, guarda, noi possiamo fare questo, perché non venite con me quest'estate? E disse, guarda, sì, e allora incominciai a fare questi pezzi, tipo, che ne so, per farti anche dei pezzi remake, cioè noi facciamo delle rivisitazioni dei pezzi stranieri, dei successi italiani o stranieri, li portiamo in chiave rap, e magari ti parliamo anche dei problemi, sempre a sfondo ironico, perché comunque questo è il mio stile, è una cosa carina, cioè vedo che funziona, comunque mi piace, noi stiamo iniziando anche un programma radiofonico, ti ho detto, si cerca una crescita. Si cerca di crescere, perché comunque ci sono tante, cioè se ti fermi lì non riesci ad andare oltre. Se ti fermi il problema, da quello che ho capito, no? Il problema di chi fa rap a Napoli, che fa le cose, cresce, però a un certo punto diventa un po' il problema di se stesso.
Sì, perché sì. Qua soprattutto, qua ci sono due tipi di rapper, cioè secondo me sì. Ci sta il fallito, cioè l'artista fallito, e ci sta quello che ci riesce. L'artista fallito è quello che dà il 100% per le pop, capisci? Che però nella sua vita non riesce a conciare nulla. Allora, vedo tanti di loro in questa scena, che ce ne sono tantissimi, che parlano di pop, sono fedeli all'hip hop americano, ai pezzi, però si trovano in quella ghettizzazione, in quella palla che non li fa uscire, li fa rimanere lì dentro. Cioè, perché in pratica non riescono a diventare un pochino manager di se stessi, una bravissimo, cosa del genere. Bravissimo. Perché magari, ma perché io lo sto anche apprezzando, perché magari loro lo fanno per pura passione. Sono talmente rapper che non riescono a essere qualcosina no, di diverso. Non pensano, e questo è bello, però come ti voglio dire, ma a un certo punto tu cerchi nuovi stimoli, capito? Perché è brutto quando fai una serata e ti ritrovi solo i tuoi amici. È brutto, veramente. Certo, non hai stimoli, hai brutte cose, cioè ultimamente sono trovato davanti a 5.000 persone a fare soundcheck, cose che non avevo fatto mai, capisci? Certo. Quindi sono emozioni diverse. Senti, dal lato produzioni, voi come UFO, come Vagliuno Fort Air, state facendo qualche disco, qualcosa? Sì, stiamo preparando un mixtape. Poi te l'ho detto, questo è un collettivo dove ognuno ha i propri progetti. Se vuoi ti elenco i progetti che ci sono. Allora, ci sono progetti dei Chimicon Twins, che avrei sentito qualcosa. Sì. Sono due ragazzi di Casoria che stanno preparando un nuovo progetto, un disco. E loro veramente stanno facendo belle cose, perché comunque mantengono la loro mentalità, fanno dei pezzi che parlano della realtà, comunque molto, molto chiari e molto, come voglio dire, crudi in quello che dicono. Veri, diciamo. Sì. L'espressione del reale. Sì, molto, molto bello come idea il progetto. Poi ci siamo io e Schiattagliattilli, che è un ragazzo che... Ma sempre un nome d'arte. Sì, è un ragazzo che di Battipaglia, però ormai ha acquisito napoletano. Praticamente stiamo facendo un progetto nuovo, tutto sui suoni funk, roba del genere, da intrattenimento, prettamente da live. E ora stiamo facendo dei video, ogni due mesi cacceremo dei video, già ci sono dei video online. Infatti ieri ho anche postato un video nuovo che lasciavo il disco, e per l'anno prossimo sarà fuori il mio disco con lui. Poi ci sono i Broken Spork, che sono due ragazzi sempre di Purigrotta, che hanno i loro progetti, stanno preparando un mixtape. Poi c'è un membro di questo gruppo che si chiama Yoshi, che sta preparando un mixtape con tutti i rapper più famosi americani. Cioè, ha avuto contatti di questi rapper, li ha chiamati, eccetera, eccetera, e hanno collaborato. Rapper però veramente conosciuti, eh. Ah, quindi mo c'è un progetto di questo ragazzo napoletano che farà questi pezzi con... Sì, lui ci aveva fatto la prima versione di questo mixtape, l'aveva fatta con tutti i rapper napoletani. Lui ci stava anche Speeder Censu, che è un grande nostro supporter dei 99 Boss, ci segue, viene sempre alle nostre serate. Vincenzuccio. Sì, e questo è bello, vedere gente della vecchia scuola, come posso dire, che ti stimola, ti supporta, ti dà amore, è bello vedere questo. Perché vede che state facendo, bene probabilmente, no? Ma io spero di sì, perché poi, guarda, come ti voglio dire, penso che qui ognuno, anche nella ristretta scena, pensa troppo a se stesso. Allora certe volte si tende a non unificare, ma facendo così ci rendiamo conto che praticamente... non andrà mai avanti, perché noi siamo forti però non siamo uniti, e questo è il problema. Siamo il 50%, 30% compete, 20% ci ascolta. Dovrebbe cambiare un po' questa situazione. Senti, dal lato promozione, no? Con internet sicuramente è una svolta, perché ci sono solo vantaggi, quindi penso che voi ne fate largo uso, e poi, non lo so, usate pure altri canali oltre a internet e quelli tradizionali, diciamo. Guarda, internet ci aiuta molto, ti devo dire che la maggior parte di chi ci conosce anche tramite internet. Io sì, sulle televisioni ho fatto un programma televisivo l'anno scorso, si chiamava Napoli Street Art, diciamo parlava delle arti urbane, ma non solo del hip hop, di tutto. Che canale era? Un canale locale? Campania TV, Napoli Mia TV, poi Sky 879. Interessante. Sì, abbiamo fatto questa cosa, io ero un videomaker, abbiamo organizzato, poi non è durata molto, è durata 5-6 mesi all'incirca. E basta, poi ci siamo fermati.
Che mi stavi dicendo? No, vabbè, quindi stavo dicendo la questione promozione. Sì. Oltre, cioè, internet, penso che 60-70% di promozione passa su internet, sì. No? Penso che da anche lì 70%. Anche perché pure è un modo intelligente, perché sarebbe pure forse inutile stampare, no? Magari, immagino, stampare flyer da più non posso e darli. Ma sì, perché ormai, cioè, soprattutto con questi social network, robe del genere, oramai tutti sono qui, hai capito? Tu i contatti anche con i musicisti li prendi qui. Certo. Prima esisteva MySpace, che era una bellissima piattaforma, tu ti mettevi. Vabbè, esiste ancora, MySpace. Sì, scusami, esiste ancora. Si usava di più, diciamo. Cioè, oramai non c'è più nessuno. Cioè, oramai è vuoto MySpace, penso che Facebook proprio. Ha sbaragliato. Sì, sì. Infatti penso che Tom, il proprietario, starà proprio con. Sta piangendo. Sì, sì, comunque ti dicevo, era una bella cosa perché ti tenevi in contatto con artisti diversi, potevi anche parlare, scambiare opinioni musicalmente, collaborazioni, eccetera. Però questo è anche da un lato negativo, perché comunque, visto che la musica si sente solo qua, la gente ci trova sfizia a venire alle serate, capito? Perché diciamo, io il pezzo già lo so, perché cioè la gente fa i pezzi apposta per metterli sul MySpace invece di farli per un disco, far uscire un disco, fare qualcosa. A proposito di pezzi, una curiosità, ma sì. Tu di quale quartiere sei di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano. San Giorgio a Cremano, qualche volta quando vai in giro in pratica, come ti viene mai l'ispirazione? Dice, vedi una cosa che succede, ci faccio un pezzo, o no? Sì, di solito mi capita sulle situazioni, io ho fatto pure teatro, allora come ti devo dire? Praticamente io cerco di. Cioè esiste il flow nel rap, no? Che sarebbe il modo di parlare. E io ci gioco molto su questo, nel senso che mi studio dei personaggi, mi studio delle cose, delle situazioni, cerco poi, cioè ci lavoro molto sui testi, quello che lavoro molto sono i testi, perché specialmente non ci piace, anzi, parlare di cose poi, hai capito, fittizie, mentre le rime tanto così. Ci piace dire la realtà com'è, però magari, almeno io sicuramente, sotto sfondo ironico. Così magari tu hai anche più piacere a sentirlo, capisci? Sì. E questo è, comunque per il lato pubblicitario ti ho detto, internet è ormai la piazza più grande che esiste. Poi ci sono i videoclip su internet che anche vanno forte. Cioè tu basta che lo condividi, se piace, gira. Se piace anche buona opportunità comunque di fare qualcosa di potente. Allora senti, quindi il futuro, no, per te come dovrebbe essere? Cioè cosa, concludendo la questione organizzazione per non disperdere le forze, no? Sì. Tu l'ideale per te come cosa ci manca? Cosa si dovrebbe realizzare? Allora, qua ci vorrebbe più unione e meno stringersi mentalmente, secondo me. Ci vuole un aiuto dall'esterno, per esempio. Ci vuole un aiuto dall'esterno, sì, però il problema è che qua quando si cascia un pezzo esce sempre come il solito pezzo napoletano, e a me questo mi dà fastidio, perché non è possibile che io devo, ma anche ti parlo di tutte le cose, quando un napoletano va in TV deve sempre essere etichettato, sempre come il napoletano che va fuori, sempre che fa quello, che fa quell'altro. Non è giusto così, perché comunque si parla sempre male, soprattutto le TV parlano di Napoli soltanto male. Allora dico, cioè non è possibile, poi ci sono tante cose belle, ci sono delle bellezze che da altre parti non esistono. Capisci? Non si può provare, secondo te, a fare, non so, magari già ci sta, però te lo chiedo a te, a fare un contest, un premio, un qualcosa di grande che parta da Napoli e che raccolga, diciamo, le adesioni anche dei rapper che non sono napoletani, cioè far venire tutta la scena, diciamo, italiana qui a fare delle gare, no? Sì, questa si potrebbe fare una bella iniziativa, soltanto che io mi sono reso conto che qua, sai cosa succede? Organizzano degli eventi americani, per esempio vengono dei rapper famosissimi americani a Napoli, ma io di gente di fuori non ne vedo, vedo solo napoletani, cioè nel senso ne vedo 5 o 6 di romani, magari del nord, ma proprio il resto no? Cioè ultimamente è venuto DJ Premier, che è la storia del rap americano, è la storia proprio veramente, cioè gangster, guru, sto dicendo roba vecchia proprio. Cioè, io parlavo solo Napoli lì che ha dato il calore. Io parlavo di una cosa più organizzata, cioè parlavo di una cosa che poi dovrebbe diventare fissa nel tempo, capito? Cioè tipo per esempio Festival Bar, no? Per esempio Festival Bar è una cosa commerciale, vabbè, non ci riguarda in questo caso, però è strutturato, cioè e sai che l'estate prossima ci sarà. Allora dicevo una cosa del genere. Organizzare un festival, secondo me. Perché esiste per esempio in Italia una cosa del genere grande così?
festival ce ne sono. Prima, allora, prima ci stavano dei contest, c'era il To The Beat, che era a livello nazionale, dove Clementino, un rapper napoletano, ha avuto proprio l'occasione di emergere tramite questo, cioè ha fatto emergere tramite questo contest il To The Beat, e poi è andato veramente oltre. Infatti, se vedi la sua roba, Clementino, ora sta conducendo anche un programma su The Flow, su DJ TV, lui e il suo gruppo Videomind. Questi sono ragazzi che stanno uscendo ora, sono veramente bravi e talentuosi. Però vedi, si hanno anche pregiudizi su di loro. Ma Clementino sta facendo il commerciale, ma sta facendo questo. Ragazzi, ma che problema ci l'importante sta? L'importante è che si fa. Se uno è ambizioso e vuole uscire, non c'è nessun problema. Perché comunque, cioè, parliamoci chiaro, c'è chi lo fa per passione, chi crede che lo può fare per lavoro. Perché non lo può fare? Cioè, qual è il problema? E voi pensate che si possa coniugare la passione col lavoro? Guarda, io penso che se una cosa è fatta bene, se un ragazzo veramente ha la vocazione, il talento, io credo di sì. È difficile perché qua ci sono tanti problemi. Cioè, non è il tempo che tu veniva il manager, allora veniva il manager vicino a te, capitava proprio questo e ti dice: guarda, tu devi fare questo, ma tu sei bravissimo, facciamo un disco, ti do l'etichetta, sei con l'etichetta, facciamo uscire il disco. Non funziona più così, purtroppo lo siamo negli anni 70. Però ci sono altre cose, altri vantaggi, quindi si devono sfruttare bene queste. Prima parlavamo di internet, internet è una buona piazza, ti dicevo, per farti notare, per dire la tua, capisci? Okay. Poi ti dicevo, ci sono festival, ci sono cose, però sono sempre chiusi, sono sempre delle nicchie, capisci? E quindi bisogna creare qualcosa, secondo me, come avevi detto tu, proprio di nazionale. Io dicevo dal nuovo, dicevo proprio crearla. Tu parlavi di unione, no? Dicevi: noi ci dobbiamo unire, dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, perché questa è l'unica strada. Non dobbiamo aspettare nessuno, non dobbiamo... Però in questo unirsi, dicevo, magari secondo me, no? una possibilità, dicevo, è fare un qualcosa che non è mai stato fatto prima. Allora immaginavo un contest a livello nazionale che si potesse svolgere anche più in giorni, magari, che ne so, anche un sabato e una domenica, e aprirlo, cioè non farlo solo a livello locale, ma aprirlo a livello nazionale. Quindi immaginavo i ragazzi, diciamo, che operano sul locale, che fanno rap come voi, come gli UFO, e tanti altri, che però comunque magari si invitassero anche altri gruppi, diciamo, che vengono dal basso, non commerciale, appunto, perché mo commerciale pare una parola brutta, però diciamo dare spazio a chi, a tutti quanti, però che non già lo abbiano, per esempio, sì. No? Un Fabi Fibra che è potentissimo a livello nazionale, che va ovunque, che esce ovunque, non riguarderebbe questo contesto. E quindi, capito, far creare altri Fabi Fibra, no? Far nascere da questo contest una cosa che magari io non conosco, quindi a livello nazionale, che però se questa cosa è confermata e non c'è a livello nazionale, magari potrebbe nascere appunto da Napoli, perché ci sta questo pullulare di rapper che spingono a Napoli, no? Che poi vanno in tutte le direzioni, come hai detto tu, perché poi c'è chi rimane chiuso, chi sfocia da un'altra parte, chi magari abbandona, però è un peccato perché hanno stile, capito? Secondo me questa è una buona idea anche per unificare, però ti ho detto, si deve trovare, chi deve partire questa cosa? Sì, no, secondo me deve partire meglio da noi, perché ti ho detto, qui volano molti pregiudizi, questo fa la musica così, questo fa la musica così, questo non ci deve essere. Allora, qui abbiamo tutti quanti lo stesso amore, mettiamo insieme il nostro amore e basta. Perché se io devo avere dei pregiudizi, devo dire, ma che ci vado a guadagnare? Ci vado a guadagnare nulla, che se a me non mi piace musicalmente una persona, magari mi piace come ragiona mentalmente, non è che mi deve piacere per forza il rap, allora non c'è niente a che fare, capisci? Si fanno tutti questi discorsi che poi sono sciocchi, secondo me. Come cosa. Comunque, una buona idea è quella di creare un festival e farlo uscire proprio a livello nazionale, e mettere in mezzo gente di tutti i tipi, emergenti e con diversi tipi di musica, hai capito? Non è detto che tutti devono fare la musica uguale, c'è più commerciale, c'è più underground, così mi ha preso. Sì, no, vabbè, sempre restando nel genere, diciamo, nell'ambiente rap hip hop, però sì. Come dici tu, sì, un po' più commerciale, un po' più grezzo, un po' più così, questo sì. E ti volevo dire un'altra cosa, se qualcuno volesse, insomma, il contatto rapido con voi, cioè, avete un sito oppure solo il Facebook, come... Allora, noi abbiamo per ora, visto che ci siamo messi insieme da poco, abbiamo la pagina su Facebook,
UFO Rap Team, U.F.Rap Team, c'è anche un canale lì, oppure abbiamo proprio le nostre pagine singole personali che poi si trovano, se tu elenchi tutti i nomi se che poi io ti darò, si trovano le pagine personali. Ci sono i Chimicon Twins, ci sta la mia, Aurus, c'è Progress Work, e poi c'è la pagina UFO Rap Team che ti avevo detto. Poi ora stiamo creando il sito web per i contatti, per il... Guarda che qua c'è anche un altro problema, c'è un problema che sussiste, i locali non pagano. Cioè voi vi esibite e loro non vi pagano? I locali non pagano, credimi, ultimamente abbiamo fatto una serata, non ti dico il nome. Ah no, non lo credono, dico. Che noi portiamo la gente, portiamo tanta gente, riempiamo il locale e non abbiamo nemmeno una percentuale su quello che succede. Allora noi abbiamo fatto ultimamente un pezzo, si chiama Cassa Gratis. Lo stavo vedendo prima sul tuo profilo. Infatti vi domandavo perché si chiamano la Cassa Gratis, glielo chiedere. Ci trattano così. Allora dico io, dobbiamo essere, se noi mettiamo uno sforzo, mettiamo amore, la gente piace, vedi che c'è un riscontro. Io credo che questi commercianti, proprietari di locali, eccetera, eccetera, possono anche cacciare qualcosa per stimolare questi ragazzi. Perché sennò ci si chiude sempre qui dentro. Cioè, che ci vuole che tu mi dia una percentuale sulla consumazione o qualcosa per farmi suonare? Infatti bisogna trovare, perché questa cosa che tu mi stai dicendo non è la prima volta che la sento, ma poi comunque le domande che ti faccio le chiederò in futuro, le farò in futuro anche altri ragazzi che fanno rap, che magari non fanno parte dell'UFO, e questa è una cosa che riscontro comunque personalmente, anche girando per i locali, parlando con persone che suonano, con amici, e vedo che ci stanno questi problemi che poi sono gravi, perché se non ti pagano per una serata che... perché aspetta un attimo, perché la questione è questa: il lavoro comunque va pagato. Se tu mi chiedi una prestazione e poi abbiamo fatto degli accordi e poi non mi paghi, il problema non è che è difficile da comprendere, cioè è semplice. Cioè, quindi però mi chiedo, come dicevi tu, no? Tu magari mi dovresti corrispondere una percentuale sull'eventuale consumazione e cosa va. Allora mi chiedo, visto che questo problema ci sta sempre, probabilmente c'è una difficoltà, dovremmo anche un po' essere noi a inventarci, come stai facendo tu, una nuova modalità. Allora, guarda, io sono arrivato a un momento, almeno io personalmente, dove quando mi chiedono di fare una serata e me la vogliono fare a gratis, io dico ok. Ma che visibilità mi dai? Se la visibilità è quella di ti do 4.000 persone, 3.000 persone, io ci vado anche gratis, non ho problemi, perché io mi devo far conoscere, mi devo sponsorizzare, non è quello il problema. Ma se io devo fare una serata in un localino dove ci sta 5 di loro, devo fare anche il PR, mi devo sbattere, devo far venire la gente, allora sinceramente non mi conviene, capisci? Perché io sto facendo un progetto di crescita, così vado solo indietro e non vado avanti. Certo. In questo modo, perché automaticamente se l'artista si vende così e va avanti e indietro, sì, però viene preso come uno che fa sta cosa, fa pazzelle, capito? Cioè allora non è giusto, perché uno ci mette sangue a muro, uno fa le nottate per fare queste cose, capito? Perché lo ama veramente e lo fa perché è la sua passione, e non è detto che non, se non c'è un pianoforte non è musica, capito? No, infatti questo ti dico. Da una parte ci sta il gestore del locale, che lui ha interesse a riempire il locale, dall'altra parte ci state voi che vi volete esprimere, e poi avete comunque bisogno anche di essere un minimo retribuiti, perché anche se vi dovete far conoscere, però state comunque lavorando. Questo ti parlo anche, facciamo un discorso imprenditoriale, cioè nel senso, imprenditoria, cioè nel senso, se uno organizza una serata e vede che uscire un bel riscontro, paga i ragazzi, lui ha la sua parte, farà un'altra serata, si ammuscherà il doppio dei soldi, invece così ha fatto una serata, i ragazzi se ne vanno delusi e non guadagnerà più soldi, perché poi ci darà il nome che il locale non paga e che il locale sta a peste, scusami la parola, e automaticamente lì finirà. Peggio per lui. Sì, è peggio per lui, forse peggio per noi, però penso più per lui, che comunque per il suo locale non dà una buona immagine, capito? È questione di mentalità, Davide. Sì, deve cambiare comunque, perché se un locale, il gestore di un locale non è pronto a fare determinate cose, non le faccio più. Cioè, io dico una cosa, quest'estate ho avuto la fortuna di stare in tour, non sono stato pagato, ok? Benissimo. Ma io sono stato in tour con, prima di tutto, un concorso di moda internazionale, cioè ho partecipato a Charlize Theron, Anna Falchi, e ti devo dire, cioè roba del genere, roba che non ho mai fatto, in tour Sicilia, Calabria, albergo, pagato, mangiato, divertito, tutto a posto. Viaggio, non ho speso niente, una bella, benissimo. Una bella esperienza almeno, no? Ho fatto cose che non ho mai fatto. Ah, poi ho avuto l'opportunità di fare delle serate insieme a Luca Sepe, che lo saluto pure, se ti capita.
che lui sta facendo anche i programmi su Radio Kiss Kiss, ci ha aiutato anche lui molto, almeno a me mi ha aiutato, ha fatto parecchie cose per me, è stato veramente bravo, questo è. Vabbè, senti, allora Davide, ci salutiamo e appena c'hai novità, insomma... No, io ti ringrazio innanzitutto per la possibilità di farci esternare con il resto della gente del tuo blog, naturalmente.